Allora, innanzitutto grazie di essere venuti per questo momento di ascolto e sì, di riflessione che parte, lo vedremo, lo ascolteremo anzi, da un tempo lontano per le nostre, come dire, corte prospettive storiche, ma che invece è un tempo molto presente, molto vicino per l'intensità con cui viene raccontato e presentato. E, prima di introdurre le persone che parleranno e che interverranno insieme, dialogando con Francesca Mambro, pensavamo, parlando e cercando di capire come era meglio impostare questo momento, dare proprio la parola a Francesca, e ci è sembrata che la cosa migliore fosse prendere un passaggio del libro. Non è brevissimo, non è neanche lunghissimo, quindi, però ci è sembrato particolarmente significativo, e quindi vi chiediamo di ascoltarlo, di, come dire, interiorizzarlo in silenzio e in pace, se è possibile. Nelle prime lezioni di fisica ci spiegavano ciò che esiste. L'universo avrebbe quattro dimensioni: altezza, larghezza, profondità e la quarta, il tempo. Poi ci sono molte versioni della quinta dimensione, che è quella che alimenta i racconti di fantascienza, perché ognuno può immaginarla come gli pare, visto che non esiste, o che comunque non si sono ancora messi d'accordo su qual è e come è fatta. Però le prime quattro sono definitive, approvate da tutti, e in effetti è intuitivo il fatto che ogni oggetto ha delle dimensioni spaziali ed esiste all'interno di un arco di tempo. Se poi questo arco di tempo è molto lungo, si può dire che è infinito, eterno. Il carcere, quindi, dovrebbe essere un posto dove le prime tre dimensioni sono più piccole della media, mentre la quarta, invece, è uguale a quella di tutti gli altri. Qui c'è meno spazio, ma il tempo è quello che è per tutti. Un'ora dura un'ora, anche qui dentro. Dura 60 minuti, 3600 secondi, né uno di più, né uno di meno. Invece, il tempo del carcere non ha una precisa dimensione. Si è chiusi e circondati da mura, ma la vera condanna è un'altra. È nel tempo. Tempo di vuoti e vuoto del tempo. Tempo che scorre nella sensazione di vivere sospesi tra un passato che non passa mai e un futuro che quando arriva non lo senti più. Sei ancora prigioniero, affezionatissimo del solo modo che hai imparato per tenere ogni sentimento, ogni emozione sotto controllo. Sei segnato dalla tua storia, dalle tue responsabilità e anche non hai storia. Forse perché il tempo del carcere non trattiene memoria delle vite che vi sono passate dentro. In gran parte viene rimosso in un ulteriore tentativo di dare un senso a ciò che sei al presente. Un luogo rarefatto, dove il ritmo delle stagioni, dei giorni, delle ore, è un falso movimento, una danza immobile sulle note atone e comunque casuali del flauto di zucca di un incantatore di serpenti. E come i serpenti, notoriamente sordi, che danzano a una musica che non sentono, tenti un'evasione dei desideri,
spaesata come un cane a cui il padrone si ostina a dare ordini in tedesco, o il neonato a cui fanno lunghi discorsi, pensando che basti la voce, simil Topo Gigio, per farglieli capire. E tu sei lì, momentaneamente disposta a credere a tutto, purché il fluire dei pensieri dia forma e calore ai sentimenti, ai sogni a occhi aperti, alla suggestione. L'ideale è la sera o la notte, per un cielo che a guardarlo è buio e nasconde così la quadrettatura delle sbarre e sembra lo stesso cielo dei tempi migliori, anzi, lui non sembra, lui è lo stesso cielo. Sei tu che non hai più tempi migliori. Questo cavolo di tempo. È lui che deve passare, è lui che vogliamo cacciare via più rapidamente possibile. A volte mi metto di punta a cercare di immaginare chi altro al mondo, se non i carcerati di tutto il mondo, ha un rapporto così particolare con il tempo. I malati? Solo quelli che hanno malanni poco gravi, tipo una gamba rotta, e allora hanno i loro 30-60 giorni da aspettare. Le donne, quando aspettano un figlio, e hanno 9 mesi da segnare sul calendario. Le ragazze amorosamente imprudenti, ma i loro ritardi non durano più di un mese. Gli astronauti, i marinai, gli emigrati hanno periodi di vita grama e scadenze che li rendono impazienti. Chi va a scuola aspetta le vacanze estive e chi lavora pensa alle ferie, ma poi esiste qualcun altro a cui dicano, come in un gigantesco gioco dell'oca, lei adesso stia fermo, potrà tornare a vivere fra 5, 10, 20 anni. Nei film di fantascienza ci sono gli ibernati che si risvegliano a comando. In altri film ci sono gli zombie, ma fuori delle pellicole? Credo ci siamo solo noi a rispondere a delle date scritte sui registri e ultimamente sul computer, date a cui venir restituiti al normale fluire della vita. Siamo delle bambine dotate di un minimo di abilità aritmetiche che, chiuse dentro l'enorme pancia di una madre in affitto, conoscono con una qualche approssimazione la data del loro parto. E sognano, contano e sognano. Il nostro passato ci ha deluso e ci ha condannato. Il presente è inutilizzabile. Praticamente viviamo solo di futuro. Di un futuro fragile, messo su con la sabbia di vecchie emozioni, impastata con l'acqua di mare e di timidi desideri notturni. Castelli di sabbia che non reggono il sole. Se non temessi di essere fraintesa, direi che i nostri futuri sono ingenui. Il presente no, quello non è ingenuo, è un continuo essere a corto di fiato. Come quando da ragazzini ci si spinge dove non si tocca per imparare a nuotare, ma alla minima distrazione l'acqua ti entra nel naso, nella bocca e in un attimo ti senti già affogata, morta, con la pancia gonfia, trascinata dalle correnti con gli occhi mangiati da quei pescetti tanto carini che nuotavano sotto la riva. Già, perché non sei rimasta anche tu sotto riva? Il presente qui dentro è fatto di 100 piccoli annegamenti, ogni giorno. Millisecondi di panico che bloccano il diaframma, istanti immisurabili di disperazione, sospiri di malinconia che ti risucchiano e ti scavano dentro il sottovuoto spinto. Sei chiusa in un posto piccolissimo, dove tutto è straordinariamente fisso e uguale a se stesso. Eppure, anche in pochi metri quadrati, la sensazione continuamente in agguato
e quella di smarrimento, di essersi perse in mezzo al deserto o in un pianeta di macerie dopo la Terza Guerra Mondiale. Disperata inerzia o inconcludente iperattività è la reazione. Io appartengo alla seconda famiglia, quella dei quasi instancabili giratori all'incirca a vuoto. E se manca un presente vero, se ne affastellano di virtuali, mucchi su mucchi, concentrarsi su cose piccole e semplici per non subire l'assalto di emozioni e sentimenti. Poi l'assalto arriva lo stesso, ma almeno una ci ha provato a difendersi. Questo è un capitolo intitolato, come era intuitivo, Il tempo, ma forse può essere così. Vorrei aprire il confronto e il dialogo con te, Francesca. C'è questo passaggio sul vivere di futuro, ma il vivere di un futuro che è fragile, che rischia di non tenere, no? Allora, d'altra parte, però, tu hai rivisitato queste pagine avendo avuto un futuro e avendolo davanti a te. Allora volevo chiederti un po' che impressione fa rileggere o riascoltare quello che dicevi e vivevi anni fa. Aspetta. È un libro che arriva quando ero rimasta sola in una sezione di massima sicurezza, perché le mie compagne di detenzione erano uscite quasi tutte, e a quel punto mi si prospettava un futuro di chiusura. Non avevo speranze, nel senso che non avevo ricevuto dei segnali di speranza. Quindi a quel punto mi sono guardata intorno e indietro, e ho fatto una sorta di conta di tutte quelle persone che nel corso degli anni erano riuscite a darmi una speranza, a farmi sopravvivere, nel senso che con i loro gesti, piccoli gesti, piccole eucaristie, hanno consentito che nel disagio di quella che è la detenzione lanciavano un messaggio di solidarietà, pur essendo loro appartenere ad un'umanità dolente, perché stiamo parlando di donne su cui nessuno avrebbe scritto un libro, a cui nessuno avrebbe chiesto un'intervista, quindi persone completamente dei numeri, sconosciute, però per me persone importanti, come tante altre che hanno in qualche modo attraversato la mia esperienza in carcere. E allora il tempo era qualcosa che doveva passare, ma che sapevi che anche se nel momento in cui fosse passato non sarebbe accaduto nulla, nel senso che il fine pena era mai, non avevo... Poi qualcosa si è mosso, nel senso che grazie a intellettuali di sinistra, anche giudici di sinistra, per raddrizzare quella che era una ingiustizia palese, ovvero la condanna per Bologna, hanno raddrizzato iniziando a guardare a un percorso di ritorno alla comunità, alla società. In quel caso hanno avuto anche un ruolo importante delle persone come padre Adolfo Bachelet. Noi oggi qui siamo nella sede di San Fedele, la sede dei Gesuiti. Ecco, i Gesuiti ritornano ancora una volta nella mia vita, perché allora padre Adolfo cercò Valerio per dirgli che voleva riconciliarlo con il fratello cristiano, ma anche per dirgli che non credeva all'accusa dell'omicidio Mattarella, perché aveva parlato con la vedova, e quindi era entrato in carcere per portare questo messaggio di solidarietà e di riconciliazione, ma anche per un altro motivo: voleva incontrare quella che era stata la persona che aveva colpito suo fratello Vittorio, ovvero Anna Laura Braghetti. E quindi attraverso Valerio, attraverso me,
è riuscito ad incontrare una persona buona, perché Laura è una persona profondamente buona, ma che si sentiva profondamente anche lei in imbarazzo, perché il discorso, qui noi siamo in una sede di giustizia riparativa agita, nel senso che qui avvengono, sono luoghi dove le persone si incontrano, ovvero le vittime e autori del reato, si incontrano e si abbracciano, però l'imbarazzo è sempre in agguato, quindi anche per lei lo era. Superato questa fase, perché noi ovviamente l'imbarazzo nasce dal fatto che nessuno vuole strumentalizzare il dolore, tantomeno chi sa perfettamente di esserne stato causa, e soprattutto non dimentica e non rinnega, perché questa è stata la nostra esperienza, pur accomunate da un dolore provocato e subito, noi non abbiamo dimenticato e rinnegato e abbiamo in qualche modo pacificato, cominciando da noi stesse, dalla nostra esperienza, con un abbraccio amicale che poi ci ha accompagnato per tutta la vita, perché noi siamo oggi ancora amiche. E i gesuiti ritornano in questa storia, perché ritornano con padre Paolo Bachelet, a cui siamo stati affidati da padre Adolfo come padre spirituale, che ha battezzato nostra figlia nel 2001. E sono ritornati i gesuiti attraverso padre Guido Bertagna, attraverso il gruppo della giustizia riparativa con Claudia Mazzuccato e gli altri, tutte le persone che abbiamo incontrato in questi ultimi anni, dove abbiamo tentato di mettere insieme quelli che sono storie e dolori che non dovrebbero essere lasciate nel silenzio e nel dimenticatoio, senza per questo cercare a tutti i costi un perché, e soprattutto senza quel pensiero per cui dice non si può perdonare. Nessuno cerca il perdono, ognuno di noi cerca di essere se stesso e di ritrovare quella parte migliore che non ha mai abbandonato, che ha sempre tenuto ben presente. E diciamo che Il bacio sul muro arriva dopo Il cerchio della prigione, che è un altro libro che ho scritto con Laura, con Laura Braghetti, dove noi parlavamo di quello che avevamo sofferto, subito e provocato negli altri. E Il bacio è qualcosa che arriva per raccontare di altre storie, di altre persone che avevano comunque sofferto anche loro. E questi libri altro che non sono che un viaggio all'inferno, perché noi siamo state all'inferno e dall'inferno siamo tornate. E quando siamo tornate abbiamo ringraziato quelle persone che ci hanno aiutato a sopravvivere, perché possiamo riparare, ma si può riparare soltanto se siamo riusciti in quello che è la cosa più importante, ovvero sopravvivere e rimanere noi stessi con quella certezza del bene che non ci deve mai abbandonare. Quindi in questo la nostra è stata una storia dove io ho fatto un po' da Virgilio, no? Ho raccontato storie di donne, di ragazze che non che avevano davvero una storia disperata alle spalle, a differenza di noi che magari avevamo storie di ragazze che avevano studiato, che erano state coinvolte nella politica, avevano fatto quello, però non avevamo i problemi che poi ho toccato con mano, di gente che veniva usata come contenitore per portare la droga, oppure di ragazze che venivano dal profondo sud. Storie di persone veramente semplici, ma nello stesso tempo profondamente buone, perché riuscivano a trovare la voglia di comunicare, di darmi quel pezzetto di bontà, di cose buone che servivano in quei momenti. E le ho volute raccontare perché nel momento in cui mettevo dei contorni a queste storie, si entrava nelle loro celle, si entrava nelle celle e si vedeva quello che accadeva, perché quello che accade, quello che succede in realtà purtroppo è qualcosa che teniamo distante, perché è un mondo di sofferenza e la sofferenza non ci piace, non la vogliamo toccare.
ci guardiamo bene dal toccarla e dal dare loro una risposta. Io vedo Valerio, per esempio, che fa qualcosa che per me è diventata una cosa, è pazzesco, cioè nel senso che lui fa all'archivio di tutti i condannati a morte negli Stati Uniti, li conosce tutti, uno per uno, e lui è quasi maniacale, nel senso che non dimentica nulla delle loro storie, le ha tutte presenti. Poi dopo uno si domanda perché ha sognato che era riuscito a rinviare l'esecuzione perché doveva fare la doccia. Io dico, forse c'è qualche problema, perché in effetti quando fai sempre quando ti occupi di questo, però almeno queste persone sono state riconosciute, sono state viste, sono state chiamate col loro nome, anche se su un sito come quello di Nessuno Tocchi Caino, anche se per un articolo di un giornale, però qualcuno si è curato di loro, ecco. Io mi permetto semplicemente non di fare né un coordinamento né una presentazione ulteriore. Qui ci sono persone che questo libro è Francesca che lo racconta, e le storie, perché uno dei valori aggiunti di questo libro è che è una persona che vive e che fa posto agli altri nella propria vita, cioè appunto, tu hai usato l'espressione molto elegante di un Virgilio che conduce un po' le vite oltre l'inferno in qualche modo, ma uno dei modi di condurre oltre l'inferno è proprio quello di esistere ed essere per questo raccontate come persone che hanno avuto e hanno una storia, e questa storia ci riguarda. Allora lascerei a Maurizio Tortorella, a Cristiana Lodi, che sono due persone che con Francesca hanno ormai una lunga amicizia, entrambi giornalisti esperti, e poi a Claudia Mazzucato, che è stata già ricordata come, oltre ad essere docente di diritto e di giustizia riparativa, di diritto penale e di giustizia riparativa, anche mediatrice, ed è insieme ad Adolfo, Adolfo Ceretti, che è presente in sala, anche tra le persone che hanno permesso al cammino a cui Francesca ha fatto riferimento di arrivare fino ad oggi, che non è poco. Cristiana, forse ci avete il microfono. Se funziona, sì. Buonasera, allora anzitutto devo ringraziare Francesca per avermi dato questa opportunità, l'opportunità di raccontare questo libro e di vivere questo momento. Questo libro, che è stata l'occasione della conoscenza 23 anni fa, mia e di Francesca, perché quando lei ha scritto la prima edizione, in quell'occasione noi ci siamo conosciute. E quello che colpisce di questo libro meraviglioso, sono 210 pagine che sì, possono essere un viaggio all'inferno, come ha detto poco fa Francesca, ma sono scritte con questo linguaggio, che è il linguaggio di una poesia amara, che ha anche dell'ironia al proprio interno, per cui alle volte, sfogliando le pagine, sembra perfino che le quattro mura del carcere a un certo punto vengano meno, a dispetto invece della pregnanza di questi messaggi, del messaggio che questo libro contiene. Ed è un libro di estrema attualità, sebbene abbia la prima edizione 23 anni di vita, è di estrema attualità perché mette a nudo la staticità del sistema carcerario, che è rimasto immutato. È rimasto immutato, ingessato nella sua burocrazia, il sistema carcerario, è rimasto immutato con la spietatezza, nella spietatezza con cui imprime l'isolamento sulle persone. E tutto questo invece a dispetto
a mio avviso, delle persone che vi hanno transitato. Contraddicimi, Francesca, se è così, se non è così, perché le persone che vi hanno transitato hanno portato con sé una ricchezza, un arricchimento che è anche legato proprio a questi momenti di condivisione del cibo che viene raccontato in modo così magistrale in questo libro. E poi, scorrendo queste pagine, lo capirete anche voi se non lo avete già fatto, perché a un certo punto vedrete irrompere Silvana, per esempio, no? Silvana che col suo foulard azzurro sugli occhi si protegge da questa rete che rende il cielo non compatto e che impedisce la visione del cielo. E poi c'è Rosalba che prepara la pizza. E lei, questa signora elegante, no? Che fa dell'assurdità una regola, tanto da far sembrare la vita carceraria quasi normale. Rosalba che prepara una pizza napoletana nel supercarcere di Voghera, nonostante ci sia il pentolino piccolissimo che non consentirebbe a una pizza convenzionale, dalla misura convenzionale, di poter essere cucinata, no? E poi Rosalba che invece scopre che la pizza piegata a metà può passare attraverso le inferriate, attraverso le sbarre. E allora è questo mondo di condivisione del cibo, queste piccole eucaristie, come Francesca le definisce, questi momenti di comunione che rendono possibile vivere questo vuoto del tempo di cui abbiamo sentito parlare poco fa, e che danno anche la possibilità di pensare a un futuro, a chi invece un futuro, chi invece pensa di non avere un futuro. Sono tantissimi gli aneddoti che emergono. E per esempio a me ha colpito tantissimo, Francesca me lo ha raccontato a voce un'infinità di volte, il metodo barbaro delle traduzioni su questi cellulari, su questi furgoni, con i detenuti imprigionati dalle manette, dagli schiavettoni, quando addirittura non vengono incatenati all'interno di queste gabbiette. E allora in quegli anni, quando i processi erano tanti, quando i reati erano tanti e i processi potevano anche durare anni, queste traduzioni lunghe davvero diventavano una barbarie vera e propria. Però che cosa succedeva al rientro in cella? Hai viaggiato? Ti sei stancata? Sì, ma adesso si è conclusa questa cosa e allora dividiamo una mela, e allora questa mela diventa il modo per cancellare questa cosa e infondere una speranza. Ecco, io penso che queste detenute, chi lo sa, come dice Francesca, qualcuna sarà andata ad abitare altrove, qualcuna non ci sarà più, qualcun'altra chissà che fine avrà fatto. Però queste ragazze cattive, queste amiche, hanno avuto l'opportunità di esistere attraverso queste pagine. Quindi, secondo me, loro dovrebbero ringraziare Francesca. Certo, le loro storie hanno colmato il suo vuoto in quel momento, però al tempo stesso anche loro hanno potuto esistere. Le loro esistenze non potranno mai essere cancellate, perché ci sono le pagine di questo libro, che per tutta una serie infinita di ragioni vi consiglio di leggere. Insomma, sono 200 pagine che spariscono in un minuto, cioè si leggono davvero in pochissimo tempo, perché entrano dentro in modo incalzante. Non voglio essere logorroica, e quindi passo la parola a Maurizio, o lo decide chi deve parlare. Grazie. Buonasera, anch'io ringrazio di essere qui. Mi sono scusato con Francesca perché ho letto il libro soltanto adesso, non l'ho letto 20 anni fa, e più che scusarsi con lei, in realtà dovrei scusarmi con me stesso, perché l'ho trovato un libro bellissimo, un libro che mi ha veramente appassionato, e anch'io ho letto molto velocemente, ma lo rileggerò perché sono convinto che abbia vari, plurimi livelli di lettura. È un libro che ho trovato molto intelligente,
pieno di intelligenza, scritto benissimo, e mi congratulo davvero, pieno di sensibilità, molto femminile, inevitabilmente, malinconico a tratti, pieno di ironia. Io poi di carcere mi sono occupato spesso, ho conosciuto Francesca, che era in carcere, era l'agosto del 94, quindi è passato anche un bel po' di tempo, era Rebibbia femminile. Io ricordo di essere entrato in quel carcere, io avevo incominciato a fare cronaca giudiziaria tre anni prima a Panorama, ero inviato all'epoca, e mi ricordo di essere entrato a Rebibbia femminile, faceva un caldo incredibile, e la prima cosa che ho sentito era il grido dei bambini che giocavano. E ricordo che quell'immagine mi sconvolse, perché era terribile, era un fatto incredibile, ingiusto. Poi ho parlato con lei a lungo, è stata un'intervista molto interessante, che a me è piaciuta tantissimo, mi ha convinto fin da allora dell'ingiustizia delle accuse su Bologna, e me ne sono occupato più volte. Ho trovato questa donna sospettosa all'inizio, perché i giornalisti giustamente incutono sospetto e un po' di paura, ma spero che di aver contribuito almeno in parte, in piccola parte, a modificare il giudizio, non sulla categoria, ma forse su alcuni di loro. Dicevo il carcere che giustamente Francesca dice essere stato ideato e costruito per gli uomini, e poi applicato alle donne. Le donne sono poche proporzionalmente, perché sono circa il 4%, contro i 57.000 detenuti uomini ci sono grosso modo in questo momento 2.500 donne detenute. E volevo darvi qualche dato, perché io li trovo ogni volta sconvolgenti e non cambiano mai. Allora, quelli in attesa di giudizio sono grosso modo il 14% di primo giudizio, quindi i detenuti cosiddetti in attesa di giudizio, le custodie cautelari. C'è poi un 7% che aspetta il giudizio in appello e il 4% in Cassazione. Quindi la custodia cautelare fondamentalmente riguarda una quota eccessiva, unica in Europa, forse in tutto l'Occidente, di detenuti. Quelli che lavorano sono il 35%, dicono. In realtà quelli che lavorano fanno il lavoro esterno, quindi hanno un vero rapporto di lavoro con qualcuno, sono il 4%. La formazione professionale riguarda anche lì una quota esigua, il 4%. Nel 2022, lo saprete, ci sono stati 85 suicidi. Io mi sono addentrato a cercare di capire che cosa significasse. 85 suicidi conclamati su una popolazione di 57.000 persone, grosso modo, equivale a 15 ogni 10.000. L'anno scorso ci sono stati, in realtà, su base statistica, 3.700 suicidi in tutta Italia, fuori dal carcere. Se dovessimo utilizzare la quota, la proporzione delle persone detenute che si sono tolte la vita e la dovessimo portare fuori, i morti non sarebbero 3.700, ma sarebbero oltre 91.000, cioè avremmo 91.000 suicidi. La recidiva, che questa è una cosa che ogni volta mi indigna, mi scuote fondamentalmente. In Italia la recidiva è altissima, è inevitabilmente altissima, la gente non lavora. Io esco dal carcere dopo anche pochi anni di carcere, ma nessuno mi dà un lavoro, perché su di me rimane quel marchio, e poi non so magari che cosa fare. E quindi la recidiva è bassissima per quei pochi che riescono a lavorare, perché è il 2%, ma mediamente fa tra il 68 e il 69%, contro quote infinitamente più basse nel resto d'Europa, si va dal 10 al 15%. Eppure, e questo non lo scrive mai nessuno, la cosiddetta spesa che loro chiamano l'esecuzione penale, cioè tutto quello che riguarda l'esecuzione della pena, cioè dagli stipendi degli agenti fino alla manutenzione delle carceri, è una cifra sconvolgente.
sono circa 2 miliardi di euro all'anno, presi e buttati direttamente nella stessa buca in cui stanno i 57 mila detenuti, grosso modo, che vivono nelle nostre carceri. Ne ho scritto parecchio su un giornale che, soprattutto anni fa, non era certo il giornale della Gazzetta o di provincia, che era Panorama, ma non è mai servito a nulla. Come se la politica in questo paese considerasse il carcere, ma anche l'opinione pubblica, un problema assolutamente secondario, ininfluente, marginale, dimenticato, come giustamente è stato detto. Ma il carcere invece riguarda tutti noi, primo perché paghiamo le tasse, secondo perché può capitare. I casi di ingiusta detenzione conclamati, nel senso che c'è un'azione legale per segnalarla e per ottenere un risarcimento, sono almeno 1000 ogni anno, e non sono pochi, tanto costano tantissimo anche quelli allo Stato, a tutti noi. Ma è una questione proprio di Stato di diritto, di civiltà giudiziaria, di civiltà tout court, senza aggettivazioni. Per questo io trovo che il libro, oltre ad essermi piaciuto tantissimo per una serie di motivi, i personaggi che sono incredibili, c'è Suor Gervasia, per esempio, che da sola meriterebbe un romanzo, questa suora che attraversa Roma da volontaria del carcere, e dato che abita lontano dal carcere inventa trucchi incredibili per arrivare in tempo, o anche poco espedienti, e lei chiama la provvidenza, si finge, si sviene per strada e si fa dare uno strappo. Dei personaggi veramente potentissimi da romanzo, e ce ne sono altri qui dentro, per cui io ti ringrazio davvero tanto di avermelo fatto leggere. Ti prometto che lo rileggo, ma lo prometto a me stesso. Vi invito seriamente a leggerlo, perché non è un romanzo, è un libro che arricchisce, è un libro che vi dà e vi lascia qualcosa. I capitoli, tra l'altro, sono brevi, è finito uno, ti viene voglia inevitabilmente di leggere subito dopo quell'altro, e il tempo passa e vorresti che durasse ancora di più. Grazie. A proposito di tempo, Claudia. Buonasera, ringrazio anch'io Francesca di questa occasione, vi ringrazio di essere qui con noi a parlare attraverso questo libro. È un libro che colpisce, che ha tanti registri. Si può parlare molto di questo libro, si può dire molto attraverso questo libro. È un libro in cui a pagina 24 si legge, 124 si legge: mi studiava per capire se ero buona, come sembrava di capire a lei, o cattivissima, come ogni tanto scrivevano sui giornali. È Francesca che parla di una sua compagna di cella da poco giunta. Sono abituata a questo continuo esame. Lascio a ognuno tempi e modi per abituarsi a me. Parto da qui non solo perché in questo libro Francesca descrive questa situazione di donne in gabbia, considerate come degli animali feroci. Questa gabbia di massima sicurezza, con le celle lisce, gli arredi chiodati, ma oltretutto di animali feroci non della stessa specie, che quindi possono anche farsi del male le une con le altre. È un libro in cui l'autrice non cerca di compiacere nessuno, e non cerca la compassione di nessuno. Anzi, semmai è un libro in cui l'autrice racconta della compassione e dell'affetto che lei prova per queste compagne di strada, di vita, di gabbia. È un libro in cui mai viene messa da parte la propria responsabilità, la propria di chi scrive,
e quella delle altre che sono lì. E lo sporgersi sulle storie a volte di tremenda ingiustizia, di vita biografica che queste persone hanno conosciuto e che magari appunto in una catena di eventi le hanno portate anche in carcere, non serve mai come giustificazione. E infatti in questo libro, in cui si parla appunto di ciambelle senza il buco, che diventano anche la metafora di queste donne, che sono delle ciambelle ma riuscite se si trovano lì, si legge una frase una frase brevissima, che potrebbe essere l'inizio di un infinito cammino di giustizia riparativa. Cammino difficile, che sappiamo appunto gli incontri riparativi non sono per educande, non sono per la riconciliazione, non sono il vogliamoci bene, non sono i proverbiali tarallucce e vino, ma sono invece dei cammini spinosi, irti, difficili, dolorosi, sofferti. E la frase è questa, pagina 210, è stata in parte detta anche prima da Francesca. Si può ricominciare da capo solo se si è sopravvissuti. Ora, pensando che chi scrive dichiara anche nelle prime pagine di essere condannata a più ergastoli, quasi sempre a buon diritto, ecco allora che cosa significa aver tolto la possibilità di ricominciare da capo a chi non è sopravvissuto. E che senso può avere cercare di sopravvivere dentro quella specie di gabbia per bestie feroci? Che significato può avere e che cosa dice dell'amore per la vita dopo che vite sono state tolte? È un libro, lo è già stato detto, molto ben scritto. A me ha fatto pensare più volte a Buzzati e alla Szymborska. È un libro struggente e oggettivo, poetico e asciutto, intenso e delicato, drammatico e ironico, profondo e leggero, un libro pieno di pudore e pieno di amore, pieno di rassegnazione e pieno di speranza. Se io dovessi dare, diciamo, un titolo alla presentazione di questo libro, prenderei in prestito il titolo di quel bellissimo libricino di C.S. Lewis, che edito, pubblicato in Italia da Adelphi, si intitola Diario di un dolore, ma il titolo originale è Grief Observed. Un dolore osservato. Ecco, dentro questa modalità oggettiva, asciutta, profonda, struggente, poetica, con questa sorta appunto quasi di oggettività, si potrebbe dire che anche qui c'è un dolore osservato, c'è un amore osservato, c'è una prigione osservata, c'è un'umanità osservata. E mi sono sempre molto piaciuti, leggendo questo libro, gli incisi di Francesca, perché sono quasi lì nascosti. Ci sono dei grandi insegnamenti della vita, quasi fossero dei tagli sulla tela, come nelle opere di Fontana, sulla nostalgia, sul ricordare, sull'amare, sulla vicinanza, sulla distanza. Non sono mai presentati davanti, quasi fosse volgare, no? Prenderli di petto. Sono sempre toccati appunto con questo pudore amorevole, pieno di compassione, quasi tangenzialmente, ma proprio questo essere tangenziale è una cosa che arriva forte, arriva dritto. È un libro che mi è sembrato iscritto tra due maternità e attraversato dalla maternità. Tra due maternità, perché è un libro che è dedicato alla mamma di Francesca
È un libro che viene ripubblicato dopo la morte della madre di Francesca, che è un libro però che esce per la prima volta quando poi di lì a poco Francesca diventerà lei stessa madre. Nonostante, potremmo dire in inglese, against all odds, contro ogni speranza diventa madre, perché come si legge anche nelle prime pagine, Francesca subisce all'esito di una rapina in cui era coinvolta, viene colpita da un proiettile che le attraversa il corpo da parte a parte, colpendo l'intestino e gli organi della riproduzione. Quindi, come dire, chissà, e invece arriva questa figlia. Ma è anche un libro intriso di maternità, perché queste belve feroci, che sono invece capaci di scambiarsi tanto bene con questo atto non del condividere il cibo, ma del preparare il cibo e di prepararlo le une per le altre, hanno fra di loro delle relazioni materne in cui a turno ciascuna è come la madre delle altre. A pagina 169 si legge di Nadia che a un certo punto la bambina l'aveva davvero, ora aveva una figlia vera, mentre prima aveva adottato a me. E insieme avevamo adottato tante piccole sventurate di passaggio in carcere, noi che eravamo destinate a un passaggio più lungo. Questo adottare, adottarsi, essere madri le une delle altre. E chiudo dicendo che questo libro è anche intriso di storie nascoste di Giusti. Io adoro le figure dei Giusti dell'umanità, dei Giusti tra le nazioni, dei Giusti tra i gentili, che sono giuridicamente, almeno per la legge dello Stato di Israele e una legge che dal 2017 abbiamo anche in Italia, la nostra solo per ricordare queste figure, i Giusti sono coloro i quali compiono delle azioni salvifiche, di salvataggio, di aiuto nei confronti non degli appartenenti alla propria parte, alla propria famiglia, ai propri amici, ma proprio di quelli che sono l'opposto della famiglia, degli amici, quindi appunto per esempio i non ebrei che hanno salvato gli ebrei durante la Shoah o chi ha saputo dare da bere a un nemico assetato, da mangiare a un nemico affamato. E qui ci trovo, e ne estraggo solo due figure di Giusti. Una è quella del medico chirurgo che cura e salva la vita a Francesca, 22 anni, e tra l'altro poi Francesca entra in carcere anche con tutta la convalescenza, ci racconta di che cosa significa per lei mangiare con questo intestino trapassato da un proiettile. E questo medico che si trova così in emergenza a salvare la vita di un'assassina considerata nemica dell'umanità in quel momento. È vero, di lui potremmo dire ha fatto il giuramento di Ippocrate, quindi lo deve, però non so quanto appunto in tanti sarebbero stati inclini a salvare. Ecco, e tu riconosci questo bene, che poi appunto il dovere della memoria del bene è proprio il lascito dei Giusti, perché queste figure improbabili sono proprio quelle che magari con una fiammella o con una fiamma e una luce grande salvano tutti noi nella nostra umanità, perché ci dicono che le tenebre del disumano non sono mai totali
E è proprio bello questo dovere di ricordare il bene. Questo libro è pieno di un ricordo del bene dentro questa esperienza terribile, brutta, difficile, del carcere, di un carcere che all'inizio sembra proprio senza orizzonti di speranza, massima sicurezza, carceri speciali, eccetera. E l'altra figura di Giusta è Rosalba, che non è soltanto quella bravissima che sa fare queste pizze incredibili, ma, dice Francesca, pagina 34, un anno prima Rosalba aveva calcolato anche me tra le compagne alle quali mandare la pizza. Il primo sorriso buono e rassicurante che ho ricevuto mentre parlavo da sola per farmi compagnia. Quindi grazie. Per commentare a Francesca la bellezza di questa copertina e il senso perché di questo bacio che ho portato anche con me, perché non si sente, che può essere anche la registrazione. Sì. Ho portato con me anche il libro che uscì nel 2000 per la Sperlin & Kuffer, che tra l'altro Cristiana aveva recensito per Libero nel 2000, ed è con la copertina fregiata dalle sbarre, perché allora il grafico, io poi tra l'altro ero ancora in carcere, e quindi è questa copertina del poster di Gustav Klimt, The Kuss, il bacio, che è un poster che mi fu regalato da Valerio tanti anni fa e che per tanto tempo mi fece compagnia, perché lo missi sul muro ed era un modo anche per non pensare, per viaggiare con la fantasia, con il tempo, e costruire anche dei film improbabili. E quando l'editore di Settimo Sigillo Cipriano mi chiese di ripubblicarlo, allora gli dissi: dovremmo rifare la copertina, perché ovviamente i diritti ce l'hai, però la copertina. E quindi ho detto: visto che adesso non sono più in prigione, possiamo fare una copertina senza le sbarre, anche questa. Questa era la copia che avevo dato a mia madre quando lo presentai nel 2000 ed era nella sua camera da letto, dove poi l'ho ritrovato. E all'epoca lo presentai all'Osservatorio Parlamentare di Adolfo Urso, e con Furio Colombo, Clara Sereni, Gianni Borgna, e c'era anche Marco Pannella. Ecco, sono stati anni in cui le persone riuscivano a parlarsi, le persone riuscivano a incontrarsi, e non c'era questa violenza, questa rabbia che non porta da nessuna parte. E quindi ricordo con entusiasmo quel periodo, nel senso che avevamo messo insieme le persone più disparate, che poi era quello che succedeva anche in carcere: trovavi le persone più lontane, diverse, eppure poi così, così simili, così vicine, perché poi è l'umanità che ci unisce, quindi non potremmo essere diversamente lontane. E nel lavoro che noi facciamo, così lo dico adesso perché magari poi dopo, c'è un lavoro sotterraneo di cui non si parla mai, però è un lavoro importante, ed è quello per la ricerca della verità su Bologna, che noi non abbandoniamo, assolutamente non abbandoniamo. Sì, è il lavoro sulla verità, per la ricerca della verità su Bologna, che non abbandoniamo e che vogliamo sperare che un giorno possa essere affermata comunque la nostra innocenza. E l'altro, quando stavo, una settimana fa, un avvocato siciliano è venuto a Roma per incontrare delle persone per parlare di articoli così con noi, e mi ha regalato quello che per lui è stato un libro che ha formato la sua giovinezza e lo ha praticamente accompagnato nel corso della vita, che era il libro di Don Giussani, Il senso religioso. E stranamente io avevo pensato a una frase delle confessioni dei diari di Franz Kafka,
per chiudere questo che era l'intervento. Ed è la stessa frase che poi ho trovato nel senso religioso che mi ha regalato Salvatore Ferrara. Anche se la salvezza non viene, voglio però esserne degno ad ogni momento. Ecco, questo è il mio messaggio per quanto riguarda Bologna. Ci sono naturalmente possibilità di chiedere o di fare domande o risonanze su quello che è stato anche già proposto, che del libro forse vi state facendo un'idea, no? È un libro molto più polifonico di quanto non sembri, proprio perché lascia spazio e lascia e fa vivere le persone. Ma ci sono c'è un aspetto, un dettaglio, proprio perché la vita è costretta in quattro mura, i dettagli diventano più importanti, perché si vive di quelli. È appunto il dettaglio di una parete abitata da un poster come quello della riproduzione di Klimt. Apre mondi in fondo e riesce a coltivare speranze anche là dove tutto sembra dire altro. Ma ci sono anche dei lo dico anche come una risonanza molto profonda per me, ho molto gustato, nel senso proprio perché si parla di biscotti. Ho molto gustato a proposito di piccole cose e di dettagli, quello che viene vissuto, la scena è questa, ci sono dei biscotti che vengono praticamente cotti sul termosifone e lasciati sulla parte aperta dello spioncino della porta, in modo che la persona che sta dall'altra parte le possa prendere e mangiare. Questo è il dettaglio. E uno dice, bene, è una cosa molto bella, simpatica, è un'esperienza anche in qualche modo di solidarietà, è una offerta di amicizia. Ma mi pare molto, molto intenso il modo con cui Francesca legge e rilegge questi passaggi. E quando scrive, siamo a pagina 18 della introduzione, che fu l'introduzione alla prima edizione, quella di 23 anni fa. Non ho mai conosciuto le mani che hanno impastato per me e per chissà quante altre in difficoltà, mollica di pane, pezzetti di mela, mettendo poi a cuocere sul termosifone e solo alla fine aggiungendo sopra mezzo pizzico di raro zucchero perché non si sciogliesse con l'umidità, ma rimanesse ben visibile, luccicante segnale di speranza. Non ho mai conosciuto nemmeno le mani che hanno contrabbandato quei biscotti non cotti attraverso difficili cancelli. Chi fabbricava quei biscotti e soprattutto chi ancora al mondo riteneva che io meritassi qualcosa. E poi appunto la riflessione va a pescare un ricordo più lontano. Da bambina, continua a scrivere Francesca, cercavo di immaginare da dove venissero le ostie che ci dava il prete per la comunione, come fosse fatta questa misteriosa fabbrica che riusciva a mettere il corpo di Gesù lì dentro senza farlo sanguinare. In carcere, molto lontana da Cristo e dagli uomini, riprovavo lo stesso mistero, e mi accorsi di mangiare quei biscotti come si fa
con le ostie, ossia senza mordere, ma solo schiacciandoli con la lingua contro il palato. Avevo sentito dire che le ostie venivano impastate e cotte dalle suore di clausura, le uniche sufficientemente pure per un tale compito. Ora, impurissima, ero anch'io in clausura, e tutto sommato, anche la mia era una clausura volontaria, almeno nel senso che erano state volontarie le scelte che mi avevano portato in quella cella. Ecco, e poi avanti, adesso non voglio togliere il gusto della vostra scoperta. Ma, ecco, mi sembra importante, non solo quando si è in carcere, poter accedere a diversi livelli di lettura, che è forse quello che nella fretta con cui viviamo, mi sembra almeno, chiedo anche un tuo parere su questo, mi sembra ci manchi. Ci accontentiamo frettolosamente del primo livello, quello che appare un po' più evidente a tutti, che è bello. Sono dei biscotti cotti come si può, semicrudi, cotti sul termosifone, lasciati da mani generose. Ed è bellissimo. Ma c'è un secondo significato che va a pescare in una storia lontana e che obbliga ad andare a un terzo livello, perché è il livello di chi può avere cura di me o del come posso io meritare questa cura. Sarebbero già un livello e un sottolivello, non sono proprio la stessa cosa. Ma poi c'è l'ulteriore aspetto in cui allora mi sembra, no? Poi non è che questo guarisca dal dolore o dal disagio, però questa vita carceraria in qualche maniera ricondotta e ricompresa alla luce della vita contemplativa monacale è un altro livello ancora. Allora, così in poche righe ci sono tanti strati, tanti livelli ed è una profondità a cui, come dire, la vita ci aprirebbe, no? È possibile che dobbiamo fermarci in questa maniera o essere fermati per potervi accedere? Allora, questo mi incuriosiva, mi toccava. C'è del buono nel carcere? No, ma sì, c'è del, non lo so se c'è del buono nel carcere, dipende da come lo si vive. Certo. Francesca nel libro dice esattamente questo, nella sua e nelle storie delle altre donne con cui ha diviso quegli anni. Quindi non, questa cosa non credo la si possa dire così. E il livello di lettura a cui uno può accedere, questo è per noi per noi tutti interessante, cioè che la vita possa appunto in mille maniere, recuperando ricordi del passato, riconducendoli a una lettura profonda dell'oggi, riscoprendo una serie di cose, riaprendo discorsi che sembravano chiusi. Tutto questo avviene in meno di una pagina e mezza. Ecco, questo mi sembrava importante. Allora, non so, forse in questo può darsi, non so se capisco se questo è il tuo modo di rileggere oggi anche quell'esperienza, oppure se sono io che ci leggo troppe cose. Quelli erano tempi. Erano tempi in cui la sofferenza era tangibile, quindi qualsiasi dettaglio non poteva che essere scandagliato, nel senso che ciò che appare non è la prima lettura. La prima lettura si ha, ma poi dopo si va oltre. Tra l'altro questo discorso del tempo in carcere
è qualcosa che fa pensare, perché noi siamo entrati, io avevo 22 anni, Valerio 23, eravamo molto giovani e avevamo una grande fretta di giustizia, di avere subito delle risposte. Paradossalmente in carcere abbiamo rallentato tutto, abbiamo rallentato il nostro modo di vedere le cose, di pensare, di aspettare, e questo forse ci ha dato anche il tempo per riflettere su cosa eravamo diventati, cosa eravamo noi, cosa erano gli altri. Noi quando parliamo di giustizia riparativa diciamo che quello che ci è successo è stata una sorta di messaggi di misericordia che sono arrivati inaspettati, ma noi abbiamo fatto sì che quello che era il nostro percorso allora, già dal carcere ha iniziato un percorso importante, ovvero ci siamo riconciliati con alcune delle nostre vittime. E questo è accaduto perché noi eravamo in una situazione dove il tempo si era fermato e dove avevamo modo di non guardare il primo impatto, ma di andare oltre, come diceva Guido, sul fatto che si può scandagliare quello che prima non veniva neanche visto. Si ha un'altra visione delle cose, completamente diversa. Si è anche più, come dire, meno giovane, non so, forse la gioventù in quel caso non ha favorito il nostro percorso. Posso chiederti, Francesca, quanto ha giocato l'amore fra te e Valerio in questo, in quella maglietta, sì, nella borsa che passava dal femminile al maschile quotidianamente? Io ho usato la metafora del cibo per parlare di sopravvivenza, perché in effetti il cibo è la prima cosa che impari a riconoscere da bambino, fin da quando sei piccolo, sai che ti puoi fidare di chi ti nutre. E quindi erano messaggi che arrivavano in profondità, quelli del cibo che veniva preparato per te, che veniva dato quando tornavi da una traduzione o da un processo. Laura poi mi metteva proprio all'ingrasso, perché ogni volta che tornavo dai processi per Bologna ero sempre scheletrica. E quindi è una cura materna che si riconosce immediatamente, perché è qualcosa che ti ricorda quando eri piccolo, buono, bravo, e che si prendevano cura di te perché meritavi di essere curato. E questo è quello che è accaduto tra me e Valerio. Ognuno di noi si è preso cura dell'altro, e in questo siamo stati molto fortunati, perché oltre ad avere delle famiglie che si sono occupate di noi, i miei fratelli, mia madre, la sua famiglia, però poi ci siamo presi cura l'uno dell'altro, dalle più piccole cose a quelle più grandi, anche quando sembrava tutto perduto dopo la condanna di Bologna definitiva. Ci siamo fatti forza pensando che appunto non eravamo solo noi quelli che avrebbero sofferto per decisioni senza ritorno, ma c'erano anche le nostre famiglie, e poi c'eravamo noi che forse meritavamo una speranza, un andare oltre il primo momento del dolore, dell'apparenza, come è avvenuto. E quindi qualsiasi espediente poteva essere buono, e c'erano una serie di rituali che accompagnavano le nostre giornate quando riuscivamo a fare colloqui e stare insieme, e abbiamo messo in atto questi piccoli stratagemmi per dare un contenitore a un tempo che sembrava se non dilatato in cui tutto poteva perdersi. Ci siamo inventati anche un linguaggio tutto nostro, prendendo a prestito perfino il teatro no giapponese, per passare la censura e parlare d'amore. Quindi siamo riusciti a fare anche questo, perché in qualche modo dovevi sopravvivere. E siamo sopravvissuti, e quindi dopo essere sopravvissuti possiamo anche pensare a riparare. In effetti il tempo è incombente in questo libro, è un convitato di pietra, non è soltanto la dimensione aggiuntiva, e non per nulla 4 dei 23 capitoli contengono la parola tempo al loro interno. Io volevo trasmettere una cosa che ho vissuto visitando un altro carcere, quello di Milano, il San Vittore. Non so se sia ancora così la cosa. Era così negli anni 90, quando lo visitavo
per epoche appunto tangentopolesche. E il carcere di Milano San Vittore è molto interessante, è molto suggestivo, oltre che ovviamente drammatico, come tutte le prigioni, o quasi tutte le prigioni italiane. Ma la cosa che più mi ha sconvolto all'inizio, ancor più del rumore dei catenacci che si chiudono alle tue spalle, è che su frequentissime, sui muri dei corridoi lunghissimi, compaiono dei bellissimi, comparivano, non so se sono ancora così, dei bellissimi orologi disegnati con lo stucco, elegantissimi, ognuno dei quali fermo su un'ora completamente diversa, abbandonati. Ed era una specie di vigliacca individuazione del tempo immobile, immoto, abbandonato, scomparso, buttato sulla testa di chi stava in quel carcere, almeno io così l'ho percepita. E l'ho trovata una crudeltà aggiuntiva, inutile forse, o stupida, o forse soltanto una questione di scarsa attenzione. Ma, insomma, avevo voglia di raccontarvelo. Non so se ci sono appunto curiosità anche molto semplici che si possano chiedere. Prego. Solo vengo io con il microfono perché è a beneficio della. Ho una domanda a Francesca. A Francesca, a Francesca scrittrice, cioè io penso, un po' mi occupo di carcere facendo l'avvocato come altri, ma io credo che solo chi è stato in carcere può raccontare cosa vuol dire essere in carcere. Per quello chiedo a te, cioè, l'aver pubblicato questo libro dopo tantissimi anni di detenzione, dove quindi i rapporti con l'esterno erano sempre, come dire, molto controllati, numerati e identificati, che quindi per la prima volta la tua parola usciva anche verso un ignoto lettore, quanto è stato importante? Quindi ti chiedo, quanto è importante evadere almeno con un libro per un detenuto? Te lo chiedo perché potrebbe essere forse la miglior, tra virgolette, pubblicità alla scrittura. L'idea è che comunque un libro ti consente di parlare fuori. Ecco, volevo sapere quanto per te ha contato e se tu ritieni che sia un'opportunità straordinaria per chi si trova in quelle condizioni. Grazie. Intanto devo ringraziare Valerio perché, e anche Laura a suo tempo, perché in effetti sembro una persona molto sicura di me, ma in realtà sono profondamente timida, quindi parlare di me non è semplice. Però ho superato questa timidezza per forza di causa maggiore. Detto questo, sono però anche una persona che si fida e si affida. La prima intervista la feci a Voghera con Fabio Poletti, che scriveva allora era di Radio Popolare, sì. Quindi stiamo parlando dell'82-83, insomma tantissimi anni fa, e fece una bellissima intervista, mi ricordo. Poi dopo vennero altri, venne il Manifesto, vennero anche altri giornali. Certo, la scrittura, io ero allenata perché ci scrivevamo ogni giorno una lettera con Valerio, quindi era una, come dire, qualcosa che mi apparteneva, cioè nel senso che lo facevamo proprio di routine. Però poter raccontare, poter spiegare, poter mettere nero su bianco i propri pensieri aiuta anche a leggersi dentro, e quindi è importante per chi scrive e soprattutto per chi è in una istituzione totalizzante come il carcere, guardarsi dentro mettendo nero su bianco quello che sente, che prova. Non è che io mi ricordo soltanto, ecco, nel cerchio della prigione quando uscì fu dirompente perché ebbe un grande successo, perché io e Laura abbiamo fatto la pacificazione di questo paese quando tutti non si aspettavano una roba del genere, e quando entravano in carcere le delegazioni parlamentari a trovarci ci vedevano insieme e non credevano ai loro occhi, dicevano ma come mai siete insieme? E quindi diciamo che la nostra è una pacificazione agita, l'abbiamo messa in atto io, Rosalba, Laura, e poi c'era anche Silvana, che in questi giorni l'ho pensata perché
era di Milano, Silvana Marelli, ed era una donna straordinaria. Infatti ho pensato, dico, vedi, a quest'ora potevamo passeggiare insieme per Milano, e ci siamo fatte compagnia. Credo che la scrittura sia importante. Non so se avete mai visto, ad esempio, a volte ci sono i racconti, ci sono anche dei libri, delle dichiarazioni dei condannati a morte. Le ultime parole dei condannati a morte sono impressionanti, perché uno, se non ci fosse il nome del condannato, uno pensa di leggere un filosofo, invece sta leggendo le ultime parole di una persona che non ci sarà più. E quindi credo che lasciare la propria testimonianza, scrivere, è un modo per far sì che le persone, può servire a te, ma soprattutto può servire anche agli altri, per sapere che esistono altri mondi, perché altrimenti come li conosci, come li leggi? Poi non è detto che quello che si è scritto corrisponda al vero, questo è anche, no? Quindi non è sintomatico di veridicità, però è importante la scrittura, per cui ben venga. Lo so che ci sono dei corsi in carcere di scrittura che vengono messi in atto da volontari, da professori, da insegnanti, e magari potrebbe uscire anche qualcosa di interessante che finora magari non abbiamo visto, non lo so. Però dovrebbe essere, come dire, incoraggiata come minimo per dare un senso al tempo che sennò scorrerebbe guardando la televisione. Altre risonanze, curiosità, considerazioni, pensieri, domande? Vorrei considerare che sia Francesca sia Valerio non hanno mai smesso la loro attività di scrittura, ecco, dando un contributo. Adesso passavo ringraziamenti e ringraziamo la sede di San Fedele vicino ai carcerati con la Sesta Opera. Poi ringraziavamo ovviamente Paolo Ciauri, di cui però Guido ancora non ha parlato. Lui è l'esperto d'arte, quindi doveva parlare insieme di Paolo Ciauri. Beh, accenniamo al fatto che questo libro è anche un libro un po', si può dire, illustrato, nel senso che i capitoli sono introdotti, oltre che da un titolo, da dei plasticissimi disegni. Chi di voi ama il fumetto si potrà trovare forse un po' in certe modalità del gruppo TNT di Alan Ford. Potrebbe trovarsi più o meno in quel tipo di modo di usare la china. E la cosa bella dei disegni di Pablo Echauren è che sono disegni che, come accade un po' al senso delle ricette vere, cioè potete usarle, possono essere utilmente sperimentate. E sono anche internazionali, però queste ricette fatte di ingredienti veri, ricette vere, dicono anche altro, che è quello che è così importante, che è stato un po' accennato in vari momenti questa sera. No? Ora, anche il modo con cui Pablo guarda la realtà e gli oggetti della realtà fa sì che questi oggetti siano trasfigurati nella loro resa, per cui riescono a dire in una sintesi quello che poi le parole esprimono in un po' di pagine, e diventano quindi essi stessi testimonianza di quello che può accadere, di quello che può essere accaduto dentro la persona che scrive, ma anche di quello che può accadere in noi mentre leggiamo. Faccio l'esempio, abbiamo letto prima il brano sul tempo. Ora, il tempo viene espresso da un orologio a polso, in cui le lancette gigantesche vengono
che hanno lancette che hanno nella freccia degli occhi interrogativi e tristi allo stesso tempo, perché vengono tagliate, vengono recise da una forbice gigantesca. Ecco, questo è il modo con cui le illustrazioni entrano in dialogo con le parole, sono allo stesso tempo autonome, illustrazioni, ma sono anche al servizio della profondità, mi pare, ancora una volta, e della una profondità che avviene attraverso la trasfigurazione degli oggetti. Questo mi sembra interessante, ed è un valore aggiunto di questo. Posso dire una cosa per quanto riguarda Pablo, che oltre ad essere una persona di grandissima cultura, uno dei migliori amici di Valerio, è un grande compagno di avventure, perché in tanti anni ha sempre fatto il volontario, non si è mai tirato indietro, è sempre stato presente, abbiamo fatto calendari, collage, con le impronte digitali, abbiamo fatto delle cose incredibili. Pablo ha una cosa bellissima, l'uso del colore. I colori di Pablo e Ciano sono bellissimi, i suoi disegni hanno dei colori che sono dei vulcani, per cui mi dispiace che sul libro purtroppo i colori non ci siano, perché è un vero peccato, mancano, eppure è una sua forza. Il figlio di Sebastian Matta, diciamo che in questo supera il padre. Ah, volevo ringraziare un po' di persone, però forse c'è Claudia che potrebbe dire qualcosa, sicuro? Allora, volevo ringraziare intanto Radio Radicale, perché grazie al lavoro che svolge è un lavoro preziosissimo, soprattutto non solo per le presentazioni che segue, ma per tutti i processi, per tutte le vicende che questo paese vive e di cui non si hanno notizie. Se non ci fosse Radio Radicale bisognerebbe inventarlo. Poi ringrazio i responsabili del sussidiario, perché anche loro si occupano di svantaggio sociale e non dimenticano mai nessuno e non hanno paura di chiamare le cose con il loro nome. E poi ci sono tante persone che vanno ringraziate, come Alessia Lautone, che purtroppo non è qui perché si è dovuta operare a una spalla e quindi non è tra noi, ma anche lei è un'altra di quelle persone che nella sua carriera di giornalista non ha mai fatto mancare la voce degli svantaggiati, ha sempre dato le notizie che riguardavano chi non aveva nessuno, tipo le case di accoglienza, i carcerati, ma quindi una persona di grande valore, e che purtroppo non vive più a Roma, ma vive a Milano perché fa la direttrice della Presta. E poi diciamo che il ringraziamento va a tutte quelle persone per bene che nel corso degli anni sono state fondamentali per la nostra sopravvivenza, e ce ne sono molte, tutte sarebbe difficile elencarle. Voi avete parlato di Sor Gervasia, ma ci sono anche non solo ci sono anche le cosiddette vigilatrici a suo tempo, gli agenti, i poliziotti, i direttori di carcere, alcune persone che non ti aspetti e che invece si comportano nel modo giusto e fanno la cosa giusta. Ecco, a tutti loro va il nostro ringraziamento, e spero soltanto che questo libro possa far riflettere, perché purtroppo il carcere non è cambiato, come diceva Maurizio. Siamo a quanti suicidi? 85 l'anno scorso, ma già 12 sono ricordati quest'anno. C'è una situazione difficile. Eppure il carcere è un servizio, andrebbe chiesto il conto delle tasse che i cittadini pagano. Se il servizio non funziona, qualcosa deve essere cambiato, per esempio. Quindi questo già potrebbe essere un buon punto da cui partire. Perché devo pagare tutte queste tasse se il servizio non funziona e la gente si ammazza in carcere? Ecco, questa è già una domanda. E poi niente, ringrazio tutti voi che siete venuti qui oggi ad ascoltarci, e speriamo magari che con il tempo si possa scrivere ancora. Noi scriviamo, tra l'altro Valerio scrive sempre per quanto riguarda la sua attività, ormai è un esperto
delle carceri statunitense, del sistema statunitense e anche di quello iraniano. E anch'io scrivo quando posso, dove posso, in questo caso sul sussidiario che mi ha accolto, e li ringrazio molto per questo che sono riusciti a mettere in atto. Per il resto, non so, il prossimo libro quando sarà, non so, perché corriamo talmente tutti in fretta che il tempo... Infatti quando vengo qua, per esempio, sono stata qui ad aprile con il gruppo della giustizia riparativa ed è stato un po' come tornare a casa, nel senso che è un luogo che ti accoglie, ti puoi abbracciare senza nessun problema. E niente, grazie a tutti davvero, siete stati davvero cari.